E tornata in onda su Rai 2 la domenica pomeriggio con il suo nuovo programma, una nuova avventura. Ma la domenica avventura. Ho capito perché mi hanno soppalcato il camerino. Esatto. Perché non ci stiamo tutti. È con noi Simona Ventura. Grazie mille. Benvenuta. Tu sei mia, è tua moglie. Guido io. Simona, benvenuta, siediti. Oh, complimenti intanto per il programma, sei contenta? Felicissima. Stavi per cadere, attenzione. A parte che è domenica mezzogiorno, ma va bene, anche questo pomeriggio. Si può girare così. Dopo mezzogiorno, a mezzogiorno e uno scatta il pomeriggio. Dalle 12 alle 13. No, ma dico se... Aspetta un attimo, perché... Cosa stai facendo? Perché, scusa? No, è brutto così. Bellissimo. No, perché è un po' troppo aperto lo spacco. Sei più alta di uno di noi due stando seduta. Che bello, c'è il... Seria. Stiamo seri, ma perché? Seri. Siamo allegri, seriamente allegri. Voi due avete una lunga frequentazione. Sì. Vabbè, no, c'è mia moglie, non si può dire tutto. No, ma avete mi fa piacere che non hai cancellato il tatuaggio. Fatto tantissime cose insieme. Sì. Non ho cancellato il tuo tatuaggio, l'ho fatto per te. Sì. No. Abbiamo lavorato tantissimi anni fa nel quello che era l'antesignano di Zelig, facciamo cabaret, come con avete Massimo Boldi. Avete fatto anche i numeri insieme. Ale Franz c'erano anche. Avete fatto anche i numeri insieme. No, ma i numeri... Chi non li ha fatti? Avete fatto le lettere? Chi non li ha fatti? È tua sorella. Mia sorella. Ciao Luisa! No, non i numeri, ma le lettere. No, stai tranquilla, che hai? È freddo. Spiega bene, lei non è che capisce tutto tu, spiega bene. Dico, non avete fatto i numeri, ma avete fatto le lettere. Abbiamo fatto le lettere, insomma, io ho fatto un po' la sua valletta in qualche numero. Magia, il numero di magia, tra virgolette. Ce n'è uno, purtroppo. Vabbè, ti posso far vedere questo filmato? Cosa? Si può fare. Non lo so, in cui fanno i numeri insieme. Guardate che cosa c'è. Povera Simona, tutta la mia solidarietà a Simona. Cosa le fa per questo lavoro? Con i vostri corpi dovrete comporre le lettere della parola siu. Tirati giù! Ti piace stare sotto o sopra? Se tu vieni sopra, anzi è doppia, vale di più. Ma balla, per favore. Contemporaneamente. Vi piacerebbe vedere il mago Forest nudo? No. Lui ha detto sì, solo lei. Mai poi. Allora. Mai. Pensa fra 100 anni a te che quando farà vedere le cose qua. Ecco perché la civiltà si è estinta. Esatto. Senti, tu avevi una domanda? La domanda è una curiosità più che altro, perché io la conoscevo prima di conoscerla, già la conoscevo, perché lei è stata, pensate, Miss Muretto di Alaska. Passato un po' di tempo. Volevo chiedere questo. 86. Diciamo, una domandina, ma Miss Muretto... è già partita la denuncia. Volevo dire, maneggi ancora bene la cazzuola o l'hai appesa al chiodo? Il pezzo di Alassi è famosissimo, strano che tu, che sei uomo di cultura, non lo conosca. Tu lo conosci. Ma certo, c'è anche la mia piastrellina. Anch'io da vivo, ce l'ho. Esatto, il muretto è appunto il simbolo di Alassi. Mi stupisco che tu ti stupisca. Io mi stupisco che tu ti stupisca. Nel periodo che lei era Miss Muretto, io sono stato Mister Cartongesso. Era l'86-86. Senti, allora
Sta per partire anche il collegio. Sta per partire il collegio su Rai 2 il 22 di ottobre. Io faccio la voce narrante, anche perché parliamo dei nostri anni, che sono gli anni 80. Sì, questo, bellissimo. No, il collegio, io ho visto il trailer, è bellissimo. Ed è ambientato negli anni 80, per l'appunto, quando andavamo a scuola. Il collegio con questi ragazzi dai 14. A scuola? Sì, assolutamente. Sì, no, per dire. Ah, ma tu non hai idea delle pettinature? Cioè, no, no, ho idea. Esatto. Quindi, questi ragazzi sono un po' i nostri figli. E tu farai la voce narrante. La voce narrante di questi ragazzi che sono stati posizionati in un collegio degli anni 80. Quindi hanno dovuto, non vi dico il momento del parrucchiere, insomma, delle regole, tutto cambiato. Questi sono figli a noi, figli degli anni 80. Senti, ma siccome la tua passione per il calcio è più grande di tutto, è intatta. Tu hai già fatto una scommessa su chi vince il campionato? Io sì. Ho scommesso, adesso vi diranno di tutto, però ho scommesso una cifretta sull'Inter di Conte. Sull'Inter, sei contento? Oh. Dov'è? Due. Ale Franz sono contenti, nel senso che Ale è interista. Io sono interista, ti ringrazio. Hai fatto un brutto, gesto, Scaramanzo. Io ho scommesso sul Torino, invece. Hai fatto male, perché, insomma... Va bene. Hai fatto molto male. Senti, devo chiederti una cortesia, Simona, immensa cortesia, ti chiedo scusa. Sì. Lui stasera vuole fare apparire il coniglio dal Non c'è nessun coniglio da far apparire. Tutti i grandi maghi sanno fare. Lo so, ma io non ce l'ho il coniglio in repertorio. Allora, mago... Vabbè. Ma si può fare ancora apparire il coniglio? No, ma non è capace. Ma il coniglio vivo o morto? No, vivo, non è capace. Perché bisogna stare delude attenti, con gli animalisti. Lui delude i bimbi. Voglio dire un'altra cosa, Simona. No, ho letto da qualche parte che tu sei una donna alfa e non vai d'accordo con gli uomini alfa. Siccome io c'ho una Passat, c'ho qualche speranza. Guarda che sta arrivando il tuo necessario. Non vado d'accordo con le donne Passat. Esperimento. Allora. L'esperimento serio, perché in giro tutti mi chiedono, Forrest, come mai sei così intelligente, capito? Me lo chiedono. È chiaro che sono... è chiaro che lui me lo chiede... esce poco, di casa, diciamo questo. È chiaro che nessuno me lo chiede mentre sono con Simone Ventura e Fabio Fazio, è chiaro che sembro un sì, genio. Certo. Però me lo dicono anche quando sono da solo, Allora, la mia intelligenza deriva dal fatto che io riesco a memorizzare, che ne so... sai cosa sono questi, Simona? Questi qua, sai cosa sono? Libri, brava, non spaventarti, sono libri, senti. Bene. No, smetti là di essere maleducato. No, stavo dicendo. Volevo alzarmi e farmi vedere quanto sono più appetito. No, stai pure in piedi. Nel senso che voi millennials leggete i libri sui tablet. Grazie per il millennials, magari grazie. Non conoscete più i libri. Io ho il potere, diciamo così, di riuscire a memorizzare un libro in pochissimi secondi. Legge libri in pochi secondi e fa giochi in due minuti. Esatto. Io ho in testa, come una fotocopiatrice, ho delle risme di foglie A4, no? Non i neuroni, capito? Dobbiamo scegliere uno di questi libri. Fai finta che questo qua è un mazzo di carte, taglia il mazzo di carte a metà per scegliere il libro, bene? A metà, così. Quando c'è un mazzo di carte si taglia a metà. Anche tu, però. Si taglia a metà, bene. A te. Ma così, un taglio, così. Si prende metà mazzo di carte e si mette qui. Adesso, tieni il segno. Anzi, no, facciamo così. Mettiamo come segno un segnalibro, va bene? Mettilo qua. Meno male che l'indice. Mettilo così. Questo così e completiamo il taglio. Togli la mano. E voilà, bene. Tu ti sei fermato in un punto qualsiasi. Sì. Potevi scegliere, guarda, questi libri. Udini, Bukowski, Baricco, eccetera. Questo è bellissimo. Kamasutra per uno. Ma smettila. Gli eccentrici, questo. Tu ti sei fermata qua. Prendi questo libro. Questo è il tuo libro. Bene. Che libro è stato scelto? Perché adesso io dovrò memorizzarlo. Cos'è? Arthur Conan Doyle, Le avventure di Sherlock Holmes. Attenzione, succede questo. Io lo sfoglio così piano piano. Eccolo qua piano, uno così. Faccio così. E magicamente, guarda un'altra cosa, ho memorizzato tutte 202 le pagine. Anche a memoria. L'hai portato da casa? Era tra i libri che non ho letto. L'abbiamo preso dalla libreria di Freccero. Quindi? Quindi adesso succede questo.
questo, io l'ho già memorizzato, mai letto. Ci mettiamo di spalle, ci mettiamo di spalle. Shoulder to shoulder. Vabbè, sì, shoulder sì. Di spalle. Bam to bam. Sì. Vabbè, di spalle. Di spalle, di spalle, sì, esatto. Io sono molto più alto. Guarda, mi metto gli occhiali perché lo facciamo. Non è un bel vedere, ma funziona così. Allora, adesso, Simona, tu dovresti scegliere una pagina a caso. Una pagina a caso. Dimmi una pagina a caso, quella che vuoi. Ecco, ho scelto la pagina a caso. No, il numero. Scusa, mi sposto un po' perché mi dà fastidio il gancetto del reggiseno, scusami. Non il tuo, il mio. Beh, adesso, Simona. Che pagina è? Dimmi che pagina è. La pagina è la pagina 105. La pagina 105. Un attimo che mi concentro. Concentrati. Un attimo che ma mi concentro. Ma lei deve iniziare a leggerla sta pagina. Silenzio, per favore. Un attimo, 105 hai detto. Bellissima pagina. Brava Simona. Beh, allora. Puoi dirmi soltanto la prima parola e io cercherò di continuare dopo a memoria? Vai con la prima ma parola. Ma devo partire col periodo? La prima parola. La prima parola. Azione. Azione, vai. No, dimmi la prima parola. No, azioni! Ah, è azioni. Allora mi concentro. Azioni e le reazioni di questa umanità formicolante si possono individuare una quantità di situazioni interessanti. Bravo! Vero? Vero? Un'altra. Questo, vero. Di nuovo. Facciamo di nuovo. Ancora una controprova. Facciamo di nuovo. Un'altra pagina. Anche pagina più alta, quello che vuoi. Pagina... Che vuoi. Allora, la pagina è... 321-183. Come chiusa la porta alle spalle. Aspetta, pagina, scusa. 183. Un attimo, che è sta premura? Che è sta premura? No, è 321, via. Ah, via. 183, leggi l'inizio. 133, hai detto. Vai, 183. Un attimo, 3, 2, 1, che vado via. Con la memoria, pagina 183. Vai, veloce. Dimmi la prima parola. Holmes chiuse la porta alle sue spalle e disse, e con questo Baker è sistemato. Ma bravo! Secondi. Ho bisogno di un po' di secondi. Sì, ma l'ho visto. Sei un ciarlatano. Ah, no, aspetta. Sei un ciarlatano. So cosa stai pensando. Sei un cosa mago che ha perso i poteri, no, sei un ciarlatano. State pensando che io vado alla pagina, giusto? E vado a leggere la sua. Invece no, perché avete cannato? Perché il mio libro è completamente bianco e mai stampato. Ma meraviglia! E anche gli occhiali, guarda, anche gli occhiali sono... Oh. Il mago Forest! Simona, ti va di rimanere ancora un po' con noi? Ti siedi lì? Mi siedo lì. Grazie, Simona Ventura con noi! Già mi manchi, già mi manchi.